A partire dagli anni 30 la vetreria si dedicò allo studio di nuove forme di illuminazione. Ad esempio, vennero adottati questi sistemi modulari. Questi che vediamo intorno a questa vetrina sono tutta una serie di moduli che venivano poi applicati in alcune rotaie. Ad esempio, nella stazione ferroviaria di Pola. Vediamo questa grande applique, diciamo così, che è fatta di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementi, uno sovrapposto all'altro, ma tutti quanti inseriti dentro a questa rotaia metallica. Ma addirittura anche il piccolo lampadario di casa viene composto attraverso una serie di moduli che viene agganciato in un cerchio metallico che c'è al di sopra, e quindi questi moduli vengono agganciati in questa maniera e poi si appoggiano al cerchio sottostante. Oppure quest'altro lampadario è fatto sempre con una serie di moduli. Ecco che l'elemento modulare è il ritrovato degli anni 30 per cambiare la produzione da produzione della vetreria classica a una produzione, diciamo così, industriale.